Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel post partita del Napoli. Io mi sono perso gli ultimi 5 minuti, sono dovuto uscire, però sto in macchina, faccio il post partita a partita finita. Il Napoli batte il Frosinone. Allora, parliamoci chiaro. Intanto leviamo sto coso perché è veramente fastidioso. Parliamoci chiaro ragazzi, quando io ieri o l'altro ieri, andate a vedere se non l'avete visto, sul Chelsea parlavo di Sarri, perché qui ragazzi c'è un discorso da fare molto molto importante, parlavo di questo, cioè nel senso Sarri è un maestro di calcio, Sarri è bravissimo ad insegnare calcio. Gli uomini di Sarri sciorinano calcio come fosse la cosa più semplice del mondo, cosa che effettivamente semplice non è, ok? Perché se tu guardavi giocare il Napoli di Sarri, guardavi giocare un Napoli veramente veramente bello. Detto questo, io preferisco questo Napoli, io preferisco il Napoli di Ancelotti. Qual è il discorso che vi ho fatto per quanto riguarda la sconfitta del Chelsea? Perché qualcuno ha detto, vabbè, non è che ora bisogna sempre trovare una giustificazione a ogni sconfitta, sono entrati poco concentrati in campo, la turno in settimana l'hanno perso. Non è così, il Chelsea c'ha sempre gli stessi giocatori, con la differenza che ogni tanto a centrocampo diciamo che Sarri fa entrare Barkley, per dire, ma diciamo che è una cosa molto molto rara. Decide tra Kovacic e Barkley. Sì, non è che è una cosa molto rara che giochi Barkley. Ci stanno Barkley e Kovacic che fanno l'alternanza, la staffetta, gli altri più o meno sono gli stessi. Forse ogni tanto ha giocato Giroud al posto di Morata, ogni tanto gioca Morata al posto di Giroud, ma Sarri è molto molto statico, ok? Questo Napoli non lo è. Qual è il discorso? Che quando Sarri cambia, perché poi qualcuno non l'ha capito, 2, 3, 4, 5 giocatori, ok? Quei giocatori, anche se poi sono forti, anche se poi hanno avuto qualche secondo a disposizione, non sono entrati nei meccanismi di un gioco perfetto, perché il gioco di Sarri è un gioco perfetto, dove i terzini sanno perfettamente che cosa devono fare e 1, 2, 3, 4, 10 partite lo imparano alla perfezione, perché sanno perfettamente cosa devono fare con i compagni in campo. I difensori centrali hanno delle indicazioni, il mediano, il regista, il play o quello che vi pare voi ha delle indicazioni, le mezzali hanno delle indicazioni, le ali hanno delle indicazioni, il centravanti ha delle indicazioni. Voi direte, ho capito, come tutti gli schemi, i sistemi di gioco. Non è sempre così, ok? Perché il gioco di Sarri è un gioco che ti obbliga, a mio modo di vedere, a abituarti a giocare con dei certi giocatori, cosa che poi quando la riproducono giocatori che non hanno mai giocato effettivamente, perché il Chelsea di mercoledì ha fatto un cambio per ruolo, la cosa va a risultare pesante, ok? Perché ho parlato tutto sto tram tram nel post del Napoli, ragazzi? Perché oggi il Napoli vince, ok? Vince e convince. Vince, segna un ass, che tra l'altro non gioca mai, segna Zielinski, che gioca con il contagocce. Qual è il discorso? Qual è il discorso da fare? Il discorso da fare è che Ancelotti non ha quel gioco spumeggiante, ma perché non vuole averlo? Ancelotti, ragazzi, fa un turnover della Madonna. Io ho parlato con un iscritto un paio di giorni fa, perché io rispondo sempre molto volentieri a voi che mi seguite, altrimenti mi sembrerebbe di parlare da solo con un telefonino e mi sentirei sciocco, è giusto che io vi risponda. E c'era un iscritto che insisteva dicendomi, però guarda che Ancelotti di cambi non ne fa. Non è vero, Ancelotti fa tantissimi cambi. Su Ancelotti veramente credo che il discorso turnover non si possa assolutamente fare. Io non vado a criticare Sarri quando leva tre giocatori tutti insieme, vado a criticare perché non lo fa sempre, ok? Perché non dà disponibilità. Ancelotti questo fa. Oggi torna Goulam e voi direte, ho capito, ma tu Goulam lo inserisci in un contesto in cui ci sono 10 titolari più Goulam, perché sta tornando all'infortunio e potrebbe faticare. No, ok che era il Frosinone, che comunque è la squadra a mio modo di vedere meno forte del nostro campionato. Il Chievo ha avuto un momento difficile, ci sono stati dei punti di penalizzazione, però sulla carta il Frosinone in questo momento è la più scarsa, ok? Quindi ci sta, però tu lo inserisci in un momento in cui c'è com'è che si chiama, Luperto, come cazzo si chiama, il centrale di difesa del Napoli che non gioca praticamente mai e che tra le altre cose per tantissimi è anche molto scarso, sembra lo stiano facendo giocare solamente per farci qualche milioncino a fine anno. Lo metti nella stessa partita in cui c'è un ass, lo metti nella stessa partita in cui fai debuttare Meret, quindi lo metti nella stessa partita in cui c'è Zielinski, quindi insomma tu vai, ok, a rischiare di mettere troppi panchinari. Ma questo Ancelotti non va a rischiare, perché Ancelotti non rischia, perché Ancelotti questo lo fa continuamente. E diciamo, se prendiamo gli 11 titolari dello scorso anno del Napoli, ok, che erano facciamo Mario Rui al posto di Goulam perché si è rotto e quindi c'era Reina in porta, ma quest'anno l'abbiamo sostituito, l'abbiamo a livello di campionato, l'anno, perché sono romanista, sostituito con Ospina, difensori centrali, Albiol e Koulibaly. Da una parte Isai e dall'altra
e dall'altra Mario Rui. A centrocampo c'erano Amsic, Allan e Jorginho, che hanno venduto, ok? Ok, Amsic, Jorginho e, Allan, e davanti c'erano Caglione, Insigne e Mertens. Il Napoli questo non lo fa adesso, perché li cambia tutti, perché una volta gioca Malcuì, come si chiama, perché una volta gioca in difesa quello là, Luperto, come si chiama, perché Maximovic spesso ha preso il posto di Albiol, perché a centrocampo giocano Rog, Diawara, Zielinski, insieme comunque anche a Fabian Ruiz, ad Allan, ad Amsic, perché davanti ora si è infortunato ma ha giocato spesso Verdi, quando c'è possibilità un asse gioca, e questa ragazzi è una cosa che si vedrà alla lunga. Poi ovviamente a mio modo di vedere ci sta che il Napoli non vinca nulla quest'anno, io non glielo auguro, ma ci sta che il Napoli non vinca nulla, perché davanti ci abbiamo una squadra tutti quanti troppo più forte di tutte. Cioè io ieri parlavo con un altro mio amico juventino, si parlava sul gusto di vincere scudetti dopo che ne 27, praticamente con il nulla sotto, no? E si diceva, è un po' come mettere in questo momento storico il Real Madrid in Europa League. Mettiamo che il Real Madrid fosse arrivato terzo nel girone della Roma, con Roma, Pilsen, per dire, e il Real Madrid, ok? In una crisi, metti il Real Madrid in Europa League, ok? E gli va a far fare sfide che magari, che ne so, ai sedicesimi gli fai prendere il Salisburgo, agli ottavi gli fai prendere il Dinamo Kiev, ai quarti di finale gli fai prendere il Celta Vigo, in semifinale magari gli fai prendere, che cavolo ne so, saliamo di livello, vogliamo dire, il West Ham, per dire, in finale anche volendo che becca la squadra tosta e becca il Chelsea, al di là della finale dove magari se la possono anche giocare, il Real Madrid li ara tutti 4-0, ok? Ed è quello il discorso. Quindi è difficile per il Napoli quest'anno vincere degli scudetti, vincere delle coppe, è molto molto difficile, soprattutto se andrà in Champions League, perché magari l'Europa League può anche vincerla, è difficile ma può anche vincerla. Io dico, io dico, ragazzi, dovete andare in Champions, cioè dovete passare il turno, e non esiste. Io odio quelli che dicono, ma se andiamo in Europa League la vinciamo? No, no, non si cresce così. Il Siviglia ha vinto 3 Europa League, e è il Siviglia, cioè è ancora il Siviglia, ok? Se il Siviglia avesse vinto 2-3 Champions League non sarebbe più questo Siviglia, ma sarebbe un altro Siviglia, dove sarebbero andati in un modo o nell'altro anche dei campioni a parametro zero, perché tu magari c'hai 30 anni, ti svincoli, cioè il Siviglia ha vinto 3 Champions League, ci vai, ha vinto 3 Europa League, non te frega niente, non te ne frega niente, okay? Quindi il Napoli deve puntare ad andare in Champions League più avanti possibile, però è difficile che vinca scudetti o campionati, o cioè o campionati o coppe, quello che vi pare a voi. Però alla fine di tutto, alla fine del discorso, il mio ragionamento è sempre quello: io preferisco questo Napoli di Ancelotti, che giocano tutti, in cui giocano tutti, in cui in un momento di disagio, come fu magari per Sarri l'infortunio di Milik, dove faticò tantissimo prima di far esplodere Mertens, perché poi Mertens effettivamente esplose anche e soprattutto grazie a Sarri, ma faticò moltissimo. Dopo Goulam, quando fu inserito Mario Rui, che Mario Rui non si trovava negli schemi e ci mise 5-6 partite ad ingranare, poi ingranò, ma ci mise 5-6 partite, ecco. E con Ancelotti questo non succede, perché se puta caso ti si rompe anche il giocatore più forte che c'hai, e non te lo auguro, c'è subito il cambio pronto, che ha giocato almeno 3, 4, 5, 7 volte con Ancelotti ed è capace di comprendere e di trovarsi nelle situazioni in cui un Napoli, questo di Ancelotti, possa fare al caso proprio. Detto questo ragazzi, fatemi sapere con un commento qua sotto come sempre cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, grazie di aver visto questo video, buon ciao dalle come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Prima di chiudere il video regalami qualche secondo. Devo dirti che proprio da questo momento il canale avrà una programmazione, e la programmazione sarà la seguente: 4 video giornalieri dal lunedì al venerdì. Le uscite saranno le seguenti: 7 di mattina, 14, 17, 21. Ovviamente quando ci sarà una partita, il video di quella fascia oraria sarà sostituito dal post partita. Non vale però questo ragionamento per il weekend, dove dopo ogni partita, 10 minuti dopo, ci sarà il post partita. Quindi mi raccomando, lunedì, venerdì, 7, 14, 17, 21.